con calma, con calma. Ok, ragazzi, mi raccomando però il canale, ok? Qui c'è metà gente e non va bene così, non posso, ok? E nel senso che io non posso avere un'aula così e di là non esserci nessuno, che non va proprio bene. Ok, guardate che io non vorrei che qualcuno si incazzasse e che poi l'esame fosse diverso nei tre canali. Cercate di essere un po' più, pensare un po' più a medio e lungo termine, ok? È chiaro che se un docente vede che la sua aula è vuota, a un certo punto girano pure tutte le porte, decide di fare l'esame come cacchio vuole lui. Cioè, magari fate dei turni, cercate di... Ma gli FO dovrebbero essere 130, qui ci stanno 150 persone, 20 persone senza nessun problema, turnatevi e fate così. Ok, un po' di più attenzione, perché non è facendo il furbo one shot. So che gli italiani sono così, faccio il furbo e tanto poi non ho conseguenze, ma non è, nel mondo non va così. Gli equilibri sono dinamici, non statici tecnicamente. Vabbè, dopo che ho detto questo, spirò. Allora, Boni. Allora, nuovo argomento. Adesso cominciamo la parte, il programma diversa rispetto a quella che facciamo, che abbiamo fatto finora, e cioè passiamo da funzioni e da approccio ad una variabile, approccio a più variabili. Ok, quindi oggi iniziamo la parte relativa a equazioni. Oggi iniziamo con gli spazi vettoriali e prima di tutto però voglio cercare di spiegarvi perché abbiamo la necessità di fare questa introduzione, cioè questo passaggio a nuove variabili. Allora, cosa? Qual è l'obiettivo? Cosa ci serve tecnicamente? Tecnicamente ci servono due cose. La prima è risolvere dei sistemi di equazioni lineari nei quali ci siano tante variabili e tante incognite e tante equazioni, di più di 2 e 2 o 3 e 3. Okay. Questo ha immediatamente un impatto su quello che conoscete voi, perché voi sapete risolvere senza nessuna difficoltà i sistemi di equazioni differenziali, due equazioni, due incognite. Quelli sono per voi sistemi di equazioni. Punto. E quello che invece succede nella realtà è che equazioni e incognite sono una baronata, ma tante, ok? Parlo di matrici, vettori che hanno 500 entrate, tranquillamente, ok? Questo non nella teoria astratta di matematici, ad esempio in un minimo di modellino finanziario che tiene conto degli investimenti azionari. Ok, devo sapere quanto investo in ogni azione, se ci sono 500 azioni mi serve un vettore che ha 500 entrate, punto. Quindi questo è proprio pratica. Per poter scriverle, per poter scrivere 500 entrate, diventate matti, ok? E quindi serve una notazione, e la notazione matrice e vettore, che è poi fondamentale per fare statistica e per fare anche un sacco di altre operazioni un po' più pratiche, con grandi dati. Quindi l'obiettivo è, primo obiettivo per noi, risolvere sistemi di equazioni con tante equazioni e tante incognite, che non saranno tantissime perché dovete farle a mano, ma la tecnica che dobbiamo imparare è quella che funziona per tante equazioni e tante incognite. Secondo, imparare un po' a manipolare il prodotto tra matrici e vettori, che è la parte un po' rilevante. Tenete conto che questa seconda parte, prodotto matrici e vettori, ci ritornerà utile in modo sostanziale nell'ultima parte del corso, in cui faremo funzioni più variabili, perché in quel caso quello che abbiamo chiamato condizioni necessarie al primo e secondo ordine, lì si traducono in condizioni sulle matrici e sui vettori, e quindi l'introduzione alla seconda parte del corso. Allora, cosa sapete fare voi?
voi sapete fare una cosa di questo tipo. Sistema, due equazioni, due incognite, giusto? Come le risolvete? Allora, l'idea che vi piace, e che piace anche a me, ragazzi, attenzione, non pensate, l'idea bella qui è di leggere questo sistema per righe, e cioè dare un significato geometrico ad ognuna di queste righe. Perché ognuna di queste righe, cos'è che ci rappresenta? Una retta, ok? Ricordate, sono equazioni lineari, quindi questi due oggetti ci rappresentano una retta, y uguale a x più 1 e y uguale a meno x. Cosa facciamo? Disegniamo le rette, meno x, quindi questa è una retta, y uguale a meno x, l'altra retta è x più 1, quindi questa, ok? E i due punti, le due rette si incontrano in un punto, abbiamo identificato in qualche modo il punto di intersezione che possiamo andare a calcolare esplicitamente come, beh, x più 1 uguale a meno x, e cioè meno 2x uguale a meno x, 2x uguale a meno 1, portiamo tutto a sinistra, e quindi x uguale a meno un mezzo, e quindi y, x uguale a meno un mezzo, y uguale a un mezzo, che è esattamente questo punto qui che siamo andati a determinare, e quindi meno un mezzo, un mezzo. Ci siete? Adesso provate un attimo a pensare cosa succede se qui cominciamo ad aggiungere equazioni e incognite. Beh, già con, se aggiungo un'equazione, significa che non sto più ragionando su x, y, ok? Perché è bello questo sistema qui? Perché è bello? Perché vedete, riuscite a rappresentare, a vedere graficamente quello che succede. Com'è che sarà fatto un sistema? Beh, quale sarà la soluzione di un sistema? Se le rette sono parallele, il sistema sarà impossibile, ok? Se invece sono sovrapposte, indeterminato, ok? Se sono incidenti, come in questo caso, sarà determinato da un'unica soluzione. Vedete, è bella questa ed è normale che, perché in qualche modo cerchiate di portare più avanti possibile questa definizione qui, perché ha, abbiamo le matematiche e contemporaneamente un'intuizione geometrica molto forte che ci aiuta. Tuttavia, nel momento in cui io aggiungo una variabile, adesso ne scrivo uno, non scrivetelo, non vi serve, ok? Vi rendete perfettamente conto che quello che dovrei disegnare è in realtà un piano nello spazio, ok? Cioè, allora, e questa è l'intersezione di tre piani nello spazio. Vi rendete conto della difficoltà che ci sta dietro? Cioè, com'è che possono essere messi tre piani nello spazio? Boh, potrebbero essere due paralleli e uno che dettaglia, potrebbero essere messi tutti attorno ad una retta. Guardate, un esempio, adesso non riuscirò mai a farlo, ma questo è un piano. Ce n'è un altro poi che fa così. Lo vedete? E un altro che è messo da questa parte. Ok, non si vede, non si capisce più niente, ma è giusto, che è giusto la posizione nel momento in cui voi aumentate fino a quando la dimensione è 2x2, avete un qualcosa che siete in grado completamente di manipolare. Nel momento in cui passiamo a 3x3, basta, siamo morti. Non abbiamo più il punto di vista, qui è quello sbagliato. Il punto di vista
fatto in questo modo, in cui riconosco gli oggetti geometrici per riga, è sbagliato. Non è più quello che posso estendere per poter trattare problemi qualsiasi. Cosa che devo fare? Devo cercare di visualizzare il problema in modo diverso. E cioè devo cercare di trovare un modo diverso per affrontare questo problema. Torniamo un attimo indietro e guardiamo un attimo questo oggetto qui. Allora, certo, io posso guardarlo così. Adesso vi faccio semplicemente l'introduzione e poi la formalizziamo, ok? Io posso guardarla così, questo, e quindi posso guardarle per riga, però potrei anche guardarle per colonna. E cioè potrei chiedermi, ma scusa, ma qui ho scritto io, meno x più y uguale a 1, li riordino, è x più y uguale a 0. Ma non è che questa cosa qui io posso guardarla questa volta non più per righe, ma per colonne. Beh, se lo guardo per colonne, questo diventa, adesso il passaggio che faccio da qui a sotto è il resto della lezione di oggi, ok? Un pezzo della lezione di oggi. Beh, diventerà, chi di voi ha fatto un po' di vettori, diventerà una cosa di questo tipo. E cioè, invece di chiedermi vedere queste come equazioni, vedo questi in verticale come dei vettori. Vedete? Ho preso la x e ho messo meno 1, meno 1, i coefficienti. Ho preso la y e ho preso 1 e 1 come coefficienti. 1 e 0 di là. E quindi se io adesso cambio la prospettiva, li guardo per riga, li guardo per colonna, allora quello che prima diventava un'intersezione tra rette, adesso diventa, lo vediamo oggi, una combinazione lineare di vettori. E questo posso scriverlo sempre, anche se qui ci sono 540 componenti. La struttura è esattamente la stessa. Oggi adesso vediamo, nella prima parte della lezione, come si passa in modo facile da qui a qui. Ok? Quindi il nostro obiettivo adesso è introdurre delle operazioni sui vettori che ci permettano di manipolare i vettori e capire come scrivere un sistema di equazioni lineari in una combinazione lineare di vettori. Mi spiego. Allora, gli oggetti di base sono quelli che chiamiamo spazi Rn, spazi vettoriali Rn. Cosa significa quell'n là in cima? Allora, cos'è che è un... Vediamo subito cosa vuol dire R2. R2 vuol dire l'insieme dei vettori x, y, tali che x, y appartengono ad R. Vedete? Sono adesso i vettori, attenti, i vettori si scrivono sempre per colonna, o quindi cercherò di scriverli sempre per colonna. Non sono le coppie ordinate che sono i punti, ma i vettori si scrivono per colonna. E vedete, R2 significa che ho due componenti. R3 cosa significherà? Cosa avrò? X, Y, Z, tali che X, Y, Z appartengono ad R. Rn, cosa significherà? Che avrò X1, X2, bam, 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 Xn, tali che X con I appartiene ad R. Ok? Quindi sono delle coppie ordinate, delle terne ordinate, delle n-nuple ordinate. Ok? N componenti. Questi sono gli oggetti, gli insiemi su cui lavoriamo. Facili, ok? Niente di che. Adesso, su questi insiemi, noi, che chiamiamo spazi vettoriali, ok? Possiamo chiamarli spazi vettoriali proprio perché su questi insiemi possiamo definire due operazioni. La somma di vettori e il prodotto di un vettore per un numero. Si chiama anche il prodotto per uno scalare. Chiamato liceo scientifico, chiamato fisica, non il prodotto scalare, ok? Ma il prodotto per uno scalare. Una cosa diversa. Attenti. Cominciamo dalla somma. E torniamo in terza media, quando facevate
Allora, ragazzi, allora i vettori andrebbero indicati in grassetto, ok? Naturalmente non posso scrivere in grassetto e quindi metto una sbarretta sotto nel libro e poi sono indicati in grassetto. E con questo si indica un vettore. Per noi che abbiamo il vettore 1, 2, il vettore V e il vettore W che è 2, 3. Allora, vettore 1, 2. Lo battezziamo così in rosso, che è il vettore V. E il vettore 1, 2 è questo. Il vettore 2, 3 in nero, stavolta ho 2, 3. Allora, un attimo che ho già sbagliato le proporzioni. Bene, allora, 1, 2, là, 2, 3, là. Allora, fate il disegnetto che farà schifo, ma voi mi cercate di aiutarmi. E come fate a fare la somma di due vettori? Terza media. Quello che succedeva? Bravissimo. Quello è il parallelogrammo. Ok, questo collega dice, caspita, mi ricordo, mi facevano fare il parallelogrammo con i due vettori. Ok? E quindi, qui adesso, io facevo una cosa di questo tipo. Adesso il disegno vi fa schifo di sicuro, ma voi vi spero che mi aiutiate. Mi aiuterete mai, ma non importa. Però voi vedete che avete i quadretti, vi prego di farlo in modo un po' più decente di quello che sto facendo adesso io. Allora, cos'è che devo fare per la regola del parallelogramma? Devo adesso prendere il vettore 2. Allora, o prendo questo vettore qui e ci aggiungo dopo questo e quindi vado in cima. Fa schifo. Ok? Oppure vado qui e ci aggiungo quello in nero. Vedete che è un parallelogrammo, da voi sì, da me no? Ok? Ma si capisce. Mi avete capito? Aggiungo da una parte dall'altra. Per me è il colore schifo, perché nero e rosso non ci stanno bene insieme. Però ci facciamo ogni volta che c'è il nero e rosso faccio casino. Però, una volta individuato il parallelogrammo, io già vedo già che i vostri compiti hanno fatto stratosferico, qual è che è la somma di vettori? Quale? La diagonale maggiore o minore? Maggiore. La diagonale maggiore, perché la diagonale minore sarebbe la differenza tra i vettori. Quindi, la diagonale maggiore, e cioè questa, là, rappresenta il vettore V più W. Allora, com'è fatto? Allora, Come faccio a fare la somma? Beh, ragazzi, non ci vuole un genio. Attenti. Ho messo il più con il cerchietto, ok? Per dire, attenzioni, non è una somma tra numeri quella lì. Mi raccomando, è una somma tra vettori, costruita con la regola del parallelogrammo. Ma com'è che è definita? Beh, vogliamo cogliere questo oggetto qui, ok? Quindi quello che vogliamo raccogliere è esattamente quello che avete fatto alle superiori, alle medie, terza media, dove c'erano i canalini che si muovevano. E la somma veniva definita così. Attenti, adesso lo faccio per un qualsiasi vettore. Quindi prendo un vettore V1, V2,
Vn e voglio sommarci, è un elemento di Rn, e voglio sommarci W1, W2, parabam bam bam bam, Wn. Com'è che definiamo per definizione questa somma di vettori? Torniamo un attimo indietro, guardate come è fatto qui. Com'è che è fatto qui? Abbiamo fatto così, abbiamo detto chi è che è 1 più 2, 3? Chi è che? Vediamo, è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e quindi è 3, 5. Qualche idea su come ho calcolato questa cosa qui? Ci vuole una genialità che... Cosa faccio? Sommo componente su componente. Ok? Quindi, questo vettore qui non è altro che 1 più 2 e 2 più 3. Vedete la differenza, ragazzi? Attenti. Attenti. Questo più qui è una somma tra vettori. Questo più qui è una somma tra numeri reali. Ci siete? Bene. Quindi la definizione non sarà altro che V1 più W1, V2 più W2, parabam bam 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 bam, Vn più Wn. Questa è la somma di vettori. Per definizione. E la somma di vettori si porta dietro tutte le proprietà della somma tra numeri reali. Ok, per come è definita. Attenti, mi raccomando, non posso sommare un vettore di Rn Napoli con un vettore di n Milano, perché mi perdo dei pezzi. Ok, devono essere lunghi uguali i due vettori, se no non faccio niente. Va bene per tutti? Facile, no? Non ho fatto altro che ricostruire in modo analitico la somma tra vettori che facevo qui. Ma qua succedeva un'altra cosa, sempre alle superiori, o sempre alle medie, se volete. Succedeva che avevate, di solito queste cose qua si fanno in fisica, avete il vettore V, 1, 2, e poi ogni vettore, prendevate tre volte il vettore V. Non è che voleva dire tre volte il vettore V? Guardate che sempre, ragazzi, raramente in matematica si inventano cose nuove. 1, 2, eccolo qua, questo. Cosa vuol dire tre volte il vettore V? Cosa vorrà dire tre volte il vettore? Che metto questo e poi un'altra volta e poi un'altra volta. Stessa direzione, ok? Ma sommo tra loro di... Ricordate? Il modulo del vettore, la lunghezza. Quindi questo vorrà dire così. Adesso ne sommo un altro. Là. E poi ne sommiamo un altro. E vado là in cima. Ok. La direzione dovrebbe essere sempre la stessa. E se invece metto meno V, cosa vorrà dire meno V? Stessa direzione, ma dall'altra parte rispetto alla freccetta. E quindi se questo è 3V, questo è meno V. Ragazzi, queste sono, e vi assicuro, mio figlio terza media sta facendo queste cose qua con i vettori, perché servono quando si fanno la somma delle forze. Infatti è la prima volta che si fa fisica in tutto il... Formalizziamola. Cosa vuol dire 3V? Cosa vorrà dire 3 volte 1, 2? Cosa vorrà dire? Cos'è che faccio? Moltiplico per 3, cosa? 1? Tutte e 2. E quindi lo scalare mi moltiplica tutte le entrate del vettore. E quindi questo mi è 3 per 1, 3 per 2. E allo stesso modo meno V cosa vuol dire? Meno 1 che moltiplica 1, 2, e cioè il vettore meno 1, meno 2. Niente di nuovo sotto il sole. Ok? Sempre la stessa cosa. Abbiamo formalizzato
le operazioni con i vettori che conoscevate già da tempo. Quindi adesso, se io ho k volte v1, v2, parabam bam 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 bam, vn, e adesso metto un puntino qui in mezzo, ok ragazzi? E metto un puntino anche qui in mezzo per ricordarvi che sto facendo il prodotto di un vettore per un numero. Ok, tra un attimo questo qua me lo dimentico, questo puntino qui in mezzo. Ma perché cerco di essere così formale? Perché vorrei fare in modo che voi teneste separata nella vostra testa il prodotto tra un numero e un altro numero, la moltiplicazione, e il prodotto tra uno scalare e un vettore, ok? Che è quello che abbiamo appena definito in questo caso. Bene. Degli insiemi. Gli insiemi Rn, definiti con questa operazione di somma tra vettori e con questa operazione di prodotto per uno scalare per un numero, fatto k volte v1, kv2, kvn, vengono chiamati spazi vettoriali Rn. E questa è la somma di vettori, questo è il prodotto di uno scalare per un vettore. Scalare vuol dire un numero reale, ok? Attenti, sono gli unici spazi vettoriali? Assolutamente no. Noi matematici lavoriamo costantemente con spazi vettoriali e gli spazi vettoriali con cui lavoriamo maggiormente sono gli spazi di funzione, e cioè spazi vettoriali in dimensione infinita. Quindi, che hanno questa struttura qui, non ci sono solo gli spazi Rn, ma sono sicuramente gli spazi più facili per affrontare l'idea di spazio vettoriale e che si portano dietro in qualche modo molte informazioni proprio collegate allo spazio vettoriale. Allora cosa faccio io? Cercherò di darvi le definizioni del tutto generali, e cioè tra un po' vedremo cosa vuol dire fare combinazione lineare di vettori, vuol dire vettori linearmente dipendenti e indipendenti. Io vi do la definizione non legata solo ad Rn, ma vi do la definizione data in generale per uno spazio vettoriale, sia mai che vogliate fare qualcosa in finanza in futuro dove gli spazi vettoriali bene o male dovete impararli, ok? Ma almeno avete i principi di base, sapete cos'è un vettore, sapete cosa vuol dire fare il prodotto di un vettore per uno scalare, sapete cos'è la somma di vettori. Bene, ci siamo qui tutti? Niente, non abbiamo fatto niente di difficile, abbiamo preso degli insiemi, un insieme Rn, è il variabile di n, con tutti gli n possibili che volete, numeri naturali, 1, 2, 3 e così via, e abbiamo inserito due modalità di fare le operazioni, che sono collegate al prodotto e alla somma di numeri reali, e abbiamo detto, boom, questi li chiamiamo spazio vettoriale. Adesso, mi servono tre definizioni legate a spazio vettoriale. La prima. Dati n vettori di uno spazio vettoriale V e dati n numeri reali, chiamiamo combinazione. Questo fatelo in minuscolo, che è più bello. Combinazione lineare di questi oggetti, il vettore. Allora, attenti, dati n vettori di uno spazio vettoriale. Quindi qui avrò un qualcosa del tipo V1, V2, e
guardate, mi permetto anche di farvi una cosa che vi farà tristi, ma solo per poco. Mettetemi M vettori, aggiungete una gambetta, perché ho paura che altrimenti mi confondiate N, la dimensione, con N che pensate che debbano essere uguali. M vettori, quindi V, M e M numeri reali, che chiamiamo R1, R2, R, M. Allora, lo spazio vettoriale potrebbe essere R, N, Napoli, e questi sono dei numeri reali che stanno in R. Capite la struttura? Allora, prendiamo M, Milano vettori, ok, M, e stesso M numeri reali, ok? Chiamiamo combinazione lineare di questi oggetti essenzialmente quello che possiamo fare mettendo assieme le operazioni che abbiamo visto nel passo precedente. E cioè, una combinazione lineare è un nuovo vettore che ottengo così. R1 per il primo vettore più R2 per il secondo vettore più, più Rm per Vm, e questo è un elemento che sta nello spazio vettoriale oppure che sta in Rn se Rn è lo spazio vettoriale. Attenti, vedete che fa schifo la notazione, no? Vi rendete conto che fa schifo la notazione? Non si capisce una mazza qui, ok? Perché c'è quel puntino lì e quel più lì che in realtà fa un casino. Uno non deve prendere paura di dire piano, ma perché? Perché il prof mi rompe le palle con questo più e con questo per? Semplicemente per ricordarmi che questo più e questo per non sono il più e il per tra i numeri reali, ma sono il più per tra i vettori. Allora adesso non ce lo ricordiamo e utilizziamo la notazione standard di questa cosa qui, che significa R1V1 più R2V2 più RmVm. Ok? Vedete, è più facile adesso, abbiamo capito. Però dobbiamo stare attenti. Perché? Perché abbiamo il prodotto di R, numero reale per vettore, e poi la somma non è la somma tra numeri, ma è la somma tra vettori. Ok? Questa è la modalità che si utilizza regolarmente. E questa è la definizione di combinazione lineare tra N vettori in uno spazio vettoriale. È un modo per trovare altri vettori. Ad esempio, questo vettore qui è combinazione lineare dei vettori V e W, perché è la somma di V più W. 1 per V più 1 per W. Torna a tutti? Facile. Ok, adesso due concetti fondamentali degli spazi vettoriali, e cioè un sistema o insieme di generatori e vettori linearmente indipendenti. Questi sono proprio due cose importanti, e entrambe sfruttano la combinazione lineare. Allora, dati N, M vettori di V, uno spazio vettoriale V. Questi sono un insieme, oppure sistema, a volte viene detto. Sistema forse fa più casino. Ok, cioè un insieme di generatori, di generatori per V, se e solo se, questa è una definizione, ogni vettore di V può essere scritto come combinazione
lineare di questi m vettori. Allora, spieghiamoci. Ieri avete fatto il compitino di GGGA1. Ok? Ci fate i bigliettini? Come no? Sì! Passati in GA1 ci fanno i bigliettini. La partita della E no, perché li capiamo. Ma in GA1 sì. Allora, pensate che questi m vettori siano m bigliettini. Ok, cosa vuol dire che questi m bigliettini sono un sistema di generatori, un insieme di generatori per V? Che utilizzando questi bigliettini, mettendoli insieme un po' da una parte e un po' dall'altra, riuscite a coprire tutto il programma di GGGA1. Ok, quindi sistema di generatori per uno spazio vettoriale significa che a partire da questi n vettori, 3, 4, 5, in realtà, facendo la combinazione lineare, io riesco a coprire qualsiasi vettore nello spazio vettoriale. Facciamo un esempio? Facciamoci un esempio. Allora, prendiamo due vettori di R2, e cioè il vettore 1,1 e il vettore 1,0. Adesso mi chiedo, questi due sono un sistema di generatori per R2, e cioè quei due bigliettini lì sono in grado di costruire qualsiasi vettore che abita in R2. Oh, allora prendiamo qualsiasi vettore di R2. Un qualsiasi vettore di R2, com'è che sarà fatto? Sarà X e Y. Tutti d'accordo? Adesso mi chiedo, esistono dei numeretti che devo mettere qui? E che chiamo A11 più B12. Esistono questo e questo, in maniera che qualunque vettore metto qui, questa sia vera. Questo è quello che vi sto chiedendo. E cioè, al variare di A e B, riesco a coprire qualsiasi vettore che abita in R2? Sì o no? Ci proviamo. Guardate ragazzi, attenti che ci proviamo. Questo diventerebbe A, tutti d'accordo? Più B, 2B. Tutti ci sono? E quindi questo diventerebbe A più B, A più 2B. Ok? Adesso, è vero che qual è l'incognita? Adesso, qual è il numero che conosciamo e qual è l'incognita? I numeri che conosciamo sono X e Y, perché sono il vettore che abbiamo pescato. Vi faccio un esempio, prendiamocene uno a caso, e poi, cioè, prendiamo uno vero e poi lo facciamo 5, 3. Ok? E cioè, preso quel 5, 3 lì, io riesco a costruire, a trovare A, B in maniera che questo mi dia quell'oggetto là? Boh, proviamo. Vuol dire A più B deve fare 5, A più 2B deve fare 3. E quindi A deve fare 5 meno B, lo sbatto sotto e ottengo 5 meno B più 2B è uguale a 3. Tutto d'accordo? E quindi qui mi viene B uguale a, lo porto di là, meno 2. Ma allora A sarà uguale a meno 2 e meno 2, 7. Tutto giusto? E ho trovato i due numeretti che inseriti, adesso lo troviamo, inseriti qui e qui, mi permettono di, vediamo un attimo, allora dovrebbe essere 7, 1, 1, più, meno
2, 1, 2, che fa 7, 7, meno, meno 2, meno 4, e cioè 5 e 3. Certo che funziona. Ok, attenti. Adesso abbiamo provato con un particolare numero 5 e 3. Adesso proviamo in tutta generalità. E cioè, invece di prendere 5 e 3 lì, metto due numeri proprio a caso. Gli X e Y che avevo fatto prima. Beh, ma guardate, permettetemi. Basta semplicemente mettere qui X e qui Y. Allora vuol dire che qui c'è X. Qui c'è X. E qui c'è Y. E quindi vuol dire che, adesso questo non posso più usarla, qui sotto ho meno B è uguale a Y meno X. Fatto giusto? E il primo 3 è... Bravissimi. Fermo lì. Ottimo. Bravo, grazie mille. Là. E cioè XY, questo è tutto generalità. Qui abbiamo XY, allora vuol dire che quando lo sostituisco mi ottengo X meno B, in dall'altra parte c'è Y, e quindi B è Y meno X. Ma a questo punto A sarà X meno Y più X, e cioè 2X meno Y. Vedete? Qualunque sia la X, adesso lo alzo, qualunque sia XY, qualunque sia, adesso lo guardiamo, lo controlliamo, qualunque sia XY, scegliendo in modo opportuno A e B, io riesco a generare qualsiasi vettore di R2. Quindi possiamo dire che questi due bigliettini qui sono un sistema di generatori per qualsiasi vettore, per lo spazio vettoriale R2. Cioè posso ottenere qualsiasi vettore di R2 come? Utilizzando un'opportuna combinazione, cioè scegliendo in modo astuto i numeretti per cui moltiplico i due vettori. Guardate, è proprio vero, XY uguale a... Al posto di A metto 2X più Y, 1, 1. Al posto di B metto Y meno X. Faccio il prodotto e ottengo 2X più Y meno Y. 2X più Y. Ho sbagliato. Fermi là. Ho copiato male, sto meno, là, e Y, ok? Quindi, no, meno più, meno X, e dall'altra parte abbiamo 2X meno Y, più 2Y, meno 2X. Tutti mi hanno capito? Chiaro cosa ho fatto? Ho fatto questo per questo più questo per questo, e poi ho fatto sotto questo per questo più questo per questo. Ho sfruttato insieme il prodotto numero scalare per vettore e poi la somma di vettori. Osservate che mi viene proprio X e Y. Ok? Vedete che semplifica? Quindi, se io al posto di quei numeretti là, A e B, a piccolo e B piccolo, inserisco rispettivamente 2X meno Y al posto di A e Y meno 2X al posto di B, riesco a generare un qualsiasi vettore di R2. Quindi, i vettori 1, 1 e i vettori 1, 2 sono un sistema di generatori, un insieme di generatori per lo spazio vettoriale R2. Ci siete? Bene. Altro esempio.
prendo due vettori di R3. Questi due vettori di R3 sono un sistema di generatori per lo spazio R3? Proviamo. Vogliamo. Allora, proviamo un attimo. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo X, Y, Z e facciamo. Esiste A? Esiste B? Vuoi anche C? Mettiamoci anche C, senza pietà. Il vostro collega si sta lamentando, dice sono troppo pochi. Chi se ne frega? Mettiamo anche 1, 0, 0. Guarda, esageriamo senza pietà. Così? C, 1, 0, 0. Ok? Guardate, il vostro collega ha detto sono troppo pochi, mi stai prendendo per il culo. Sono due vettori qua. Ed R3 ce ne vogliono almeno tre. Inutile che mi fai tanto... E adesso con cattiveria io visto che è terzo, va bene? Contento? Perfetto? Allora, però voi sapete benissimo che il mondo è... Eccolo qua. Perché il mondo è triste? Chi è che mi dice perché il mondo è triste? 2B. Sì. Lo vedete? Se voi fate la somma di quei tre vettori lì, vi viene. Adesso ve la faccio la somma, ok? In maniera che non... Faccio la più. Viene A meno B più C, 0, A più 2B. Adesso voi potete scegliere A, B, C come cacchio volete voi, ma di sicuro questo qui sempre 0 rimane. Quindi questi tre vettori qui non sono un sistema di generatori per R3, anche se sono tre, perché non mi permettono di arrivare a tutti i vettori. Troverò solo vettori che hanno la seconda componente uguale a 0 e altre due cose. Un vettore del tipo 0, 1, 0, bellissimo, non riesco a trovarlo. Quindi 0, 1, 0 appartiene ad R3, ma non... lo trovo. Ci siete ragazzi? Avete seguito? Quindi non è una domanda stupida quella se un sistema di, se un insieme di vettori o un sistema di generatori. A volte sì, a volte no, dipende da come sono scelti in qualche modo questi vettori. Non lo sappiamo. Non è una domanda stupida, è una domanda intelligente. Ok? E dobbiamo cercare di capire un po' di più e vedremo di capire un po' di più, un po' più a fondo come facciamo a individuare questa cosa qui. Seconda definizione. Definizione. Dati. M vettori di V. Questi sono linearmente indipendenti. Adesso qui ho due definizioni diverse. Una che mi dice il significato matematico, l'altra invece che è più applicativa. Se vi ricordate, è la stessa cosa che succedeva con la definizione di funzione iniettiva. Abbiamo due definizioni di funzione iniettiva, una più immediata, ok, l'altra un po' più difficile, ma che mi permette di fare i punti. Siamo nello stesso identico caso. La prima mi dice di cosa sto parlando, la seconda mi permette di fare i punti. Quindi due definizioni equivalenti. Prima definizione: se non è possibile ottenere nessuno di questi vettori come combinazione lineare,
degli altri. Seconda, se l'equazione vettoriale x1, v1 più x2, v2 più, parabam, 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 più xn m Milano, vm Milano uguale a 0 sottosegnato. Adesso vi cerchiamo, adesso andiamo nei dettagli. A come unica soluzione quella, sì, quella banale. Allora, ragazzi, adesso io vi chiedo di, se avete bisogno di copiarlo, copiatelo, ma di ascoltarmi, perché se riesco a spiegarvelo sicuramente è più facile. Allora, intanto abbiamo capito, sono due definizioni equivalenti. Vi ricordate le funzioni iniettive? Vi ho detto, una funzione è iniettiva quando manda elementi distinti del dominio e elementi distinti del codominio. Prima definizione. Ho detto, questa è facile, è intuitiva, però non ci serve una mazza. Se dobbiamo fare i conti, ci conviene dire, una funzione è iniettiva quando se f di x1 è uguale a f di x2, implica che x1 è uguale a x2. Però di x1 e x2 è appartenente al dominio della funzione. Lo ricordate? Due definizioni equivalenti. E poi capiamo la prima, utilizziamo la seconda. Stessa cosa qui. Capiamo la prima, utilizziamo la seconda. Torniamo ai bigliettini. Per TGA1. Le fate i bigliettini. Allora, una volta che avete costruito i bigliettini, la cosa importante è che i bigliettini siano un sistema di generatori. Cosa vuol dire il sistema di generatori? Che possono darmi qualsiasi risposta che mi chiedono i prof. Ok? Allora a questo punto uno potrebbe prendere il libro, fate bene, strappate tutte le pagine e avete tutte le risposte. Perché non lo fate? Se ci siete astuti, dite, oh, mi beccano di sicuro. Cos'è che dovete fare? Dovete cercare di prendere meno informazioni possibili. Prima potevo prendere tante perché dovevo coprire tutto, ma adesso devo contemporaneamente cercare di limitarle il più possibile, perché sennò mi beccano. Ok? I vettori linearmente indipendenti sono esattamente questa cosa qui. E cioè, dicono, il bigliettino che ho messo qua dietro, ok, non deve avere le stesse informazioni di due che ho messo davanti, perché sennò ho un bigliettino di troppo. E cioè, non posso ottenere nessuno di questi vettori come combinazione lineare degli altri. Se uno dei vettori lo trovo come combinazione lineare degli altri, vuol dire che quello lì è inutile. Lo sto mettendo dentro che non mi dà niente di più. Le informazioni c'erano già negli altri vettori. Avete seguito? Ci siete? Facciamo un esempio. Oppure posso scrivere questa equazione qui, che significa x1, v1, x2, v2. Quindi abbiamo gli m vettori e abbiamo le x. E abbiamo uguale a 0 con la barretta sotto. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire 0 con la barretta sotto? Non è 0, perché abbiamo detto, se io sommo vettori, alla fine ottengo un vettore, non un numero. E quindi ho dovuto mettere quello 0 là sotto. Cosa vuol dire quello 0 là sotto? È un vettore. Che cos'è che hanno i suoi componenti? Tutti 0. Ok? Quindi questo viene chiamato anche vettore nullo e ha come componente solo 0. È diverso dallo 0. Lo 0 è un numero. Il vettore nullo è il vettore che ha come componenti tutti 0. Allora, adesso, qualcuno di voi mi dice, allora, questa equazione, in questa equazione io devo trovare chi è v1, v2, x1, x2, xn. Chi sono x2, xn? Questo qua mi dice, l'equazione ha come unica soluzione quella banale. Qual è la soluzione banale? Prendete 4, 5 vettori, quelli che volete voi, e volete trovare il vettore nullo. C'è sempre un modo stupido per farlo. E cioè, moltiplico tutti i vettori per 0, vedete? Se x1 uguale a 0, x2 uguale a 0, qualsiasi sia, questo gli ammazza tutti, ammazza tutto, ha tutte
tutto il vettore nullo e trovo il vettore nullo, ok? E cioè la soluzione banale è x1 uguale x2 uguale xm uguale xm uguale a 0. Tutte le entrate sono nulle. Adesso andiamo a fare due esercizi sui vettori interamente indipendenti, come prima. Guardate, x1 e x2 sono linearmente indipendenti. E 1, 1 è uno dei vettori prima. Sono linearmente indipendenti. Allora, attenti. Utilizziamo la tecnica di prima. Cosa diceva quella di prima? Diceva, io prendo x1, il primo vettore, più x2, il secondo vettore, e lo pongo uguale a 0, 0. Ottengo x1 x1 più x2 2x2 uguale a 0, 0. E cioè ottengo x1 più x2 x1 più 2x2 uguale a 0, 0. Ci siete? Ma allora, dalla prima ottengo che x1 è uguale a meno x2. Troppo veloce? Dalla seconda ottengo meno x2 più 2x2 uguale a 0. E cioè x2 uguale a 0 e a questo punto x1 uguale a 0. Concludete? Concludete? L'unica soluzione è quella banale. Quindi i vettori sono linearmente indipendenti. Ci siete tutti? Va bene? Chiaro per tutti, ragazzi? Come faccio? Infatti, non posso scrivere questo come combinazione lineare di questo, perché due vettori, due tra loro, sono, sono linearmente indipendenti. Ascoltatemi per adesso. Poi, due vettori, guardate che mi serve. Due vettori tra loro sono linearmente indipendenti, perché non siano linearmente indipendenti, devono essere proporzionali. L'unica possibilità, faccio vedere. Se io prendo il vettore 1, 1 e il vettore 2, 2, vedete che sono proporzionali tra loro? Allora, metto x1, 1, 1 più x2, 2, 2 uguale a 0, 0. Ok? Allora scrivo x1 più 2x2 e sottoscrivo x1 più 2x2 uguale a 0, 0. Dalla prima ottengo che x1 è uguale a meno 2x2 e dalla seconda ottengo che 0 è uguale a 0. Quindi, perché questa diventi 0, 0, posso mettere non solo la soluzione 0, 0, che è quella triviale, ma anche 1, ma anche meno 2 e 1. La vedete? Vedete? Meno 2 e 1, meno 2, meno 2, più 2, 2, 0, 0. Mi avete seguito? Ragazzi, non mi hai capito? No, allora prova a dire. Allora, vedi che se al posto di x1 x2 20 0 0 viene 0. È come prima in qualche modo. Quello succede sempre. Però vedi che se io adesso metto meno 2 e 1 al posto di x, meno 2, al posto di x1 metto meno 2. Guarda qua. Vedi? Qui metto meno 2 e qui metto 1. Guarda cosa viene. Viene meno 2 e meno 2 più 2 2. E quindi viene lo stesso 0 0. Ci sei? Quindi ottengo il vettore nullo anche con una scelta che non è la scelta praticamente obbligata, quella facile, quella con tutti i zeri. Ci siete, ragazzi?
e osservate, certo che è così, perché? Perché il vettore 2,2 lo posso scrivere come due volte il vettore 1,1. Sono proporzionali tra loro questi due vettori. Essendo proporzionali, vuol dire che posso scriverne uno come combinazione lineare dell'altro. Mi avete seguito, ragazzi? Vi torna? Dubbi? Ragazzi, chiaro? Allora, altro esempio. Guardate, tre vettori sono, questi vettori sono tra loro linearmente indipendenti. Attenti, se non sono linearmente indipendenti, come li chiameremo? Linearmente indipendenti, vuol dire che uno lo posso scrivere come combinazione degli altri. Beh, come facciamo? Sempre al solito modo. Scrivo x1, 1, 1, 0 più x2, 1, 0, 1 più x3, 2, 1, 1 uguale a 0, 0, 0. Faccio i conti, adesso vado via veloce. x1 più x2 più 2, x3. Qui abbiamo x1 più x3 e qui abbiamo x2 più x3. Uguale a 0, 0, 0. Allora, dalla terza ottengo che x2 è uguale a meno x3 e dalla seconda ottengo che x1 è uguale a meno x3. Ma allora sostituendo sopra ottengo che meno x3 meno x3 più 2x3 fa 0. E cioè ottengo 0 uguale a 0, x1 uguale a meno x3, x2 uguale a meno x3. Tradotto. Concludete? Sono linearmente dipendenti o indipendenti? Dipendenti perché? Allora, certo, ma guarda, ma proprio operativamente, vedi? Abbiamo trovato che non abbiamo trovato che x1, x2 e x3 sono tutti 0. Abbiamo trovato, ad esempio, andrebbe benissimo scegliere x3 uguale a 1. Vedete? X3 lo potrei scegliere uguale a... x3 lo potrei scegliere uguale a 1. x2 lo scelgo meno 1. x1 lo scelgo meno 1. Vedete? Non è 0, 0, 0. E ancora quella somma lì fa 0, 0, 0. Ci siete? E questo, dimmi. Allora, perché? Io, allora, la soluzione, una soluzione c'è sempre. E cioè, x1 uguale a 0, x2 uguale a 0, x3 uguale a 0. Sempre, la vedi? Quella ci sarà sempre. Adesso io ti dico, dato che quella lì c'è, vedo se ne sono delle altre. Se ne trovo delle altre, sono linearmente dipendenti. Se invece non riesco a trovare nessun'altra, sono linearmente indipendenti. Qua, vedi che ne ho trovato un'altra. Perché? Ho trovato che x1 deve essere uguale a meno x3, che x2 deve essere uguale a meno x3, e questa è sempre vera, 0 uguale a 0. Quindi vuol dire che x3 lo posso scegliere come cacchio voglio io. Ad esempio, io ho scelto uguale a 1. Allora, x1 deve essere uguale a meno 1 e x2 deve essere uguale a meno 1. Prova a fare i conti. Meno 1, meno 1, più 2, 0. Meno 1, più 0, più 1, 0. 0, meno 1, più 1, 0. Ok? Non l'ho dato per assodato. Ho fatto i conti. Ho dato per assodato il fatto che la soluzione x1 uguale a 0, x2 uguale a 0, x3 uguale a 0, c'è sempre.
No, perché due vettori, attento ragazzi, tutte le domande intelligenti. Ma se mi ha appena detto che perché siano linearmente indipendenti basta che siano proporzionali, ma due vettori, solo due vale questa cosa qui. Se io ne ho tre, vedi, questi sono combinazioni lineari. Perché? Perché io posso prendere questo come somma degli altri due. E in questo caso qui non vale più la proporzionalità. Se sono due, allora uno lo porta dall'altra parte e viene proporzionale. Ma se invece sono tre, e chissà, possono combinarsi come cacchio vogliono loro, non lo so, però. Vedi, questi ad esempio si sommavano tra loro. Ma può essere che sono linearmente indipendenti, sono linearmente dipendenti anche. Guarda, 5, 5, 2, 3, e fai la somma. Chissà come si incasinano tra loro i vettori. Non è immediato da guardare. Ci siete? Allora, adesso mettiamo assieme le due cose. E definizione. Chiamiamo base per V un insieme di vettori che sono contemporaneamente uno insieme di generatori, due vettori linearmente indipendenti. Allora, chiamiamo base per uno spazio vettoriale un insieme di vettori che è contemporaneamente un insieme di generatori e un insieme di vettori linearmente indipendenti. Una base sono i bigliettini perfetti, perché non ne abbiamo troppi che farebbero sì che i vettori non siano più linearmente indipendenti, ma non ne abbiamo neanche troppo pochi da non riuscire a fare tutto quanto lo spazio vettoriale. Il concetto di base è un concetto importante in matematica, ma anche in economia, perché in economia vedrete che l'economia è essenzialmente un trade-off, spesso un equilibrio tra costi e ricavi, tra utilità e vincolo di bilancio. Vedrete microeconomia e macroeconomia, vedrete, è essenziale questa cosa qui. Qui vediamo questo trade-off tra insieme di vettori. Non posso sceglierne troppi, perché se ne metto dentro troppi non sono più realmente indipendenti. Non posso sceglierne troppo pochi, perché se no non sarebbero più insieme di generatori. La base quindi è il numero ottimo, l'insieme ottimo di bigliettini. Ok, e una cosa importante è che questo sarebbe un teorema. Ogni base per V contiene lo stesso numero di vettori. Attenti a non confondervi. Ogni base, non lo dimostriamo, ogni base contiene, attenti, non gli stessi vettori, un sacco di base con uno spazio vettoriale. Ma se uno spazio vettoriale ha una base che contiene 5 vettori, allora se io scelgo un'altra base diversa, continuerà ad avere 5 vettori. Se scelgo un'altra ancora, saranno vettori diversi, ma saranno sempre 5. Ci siete? Adesso riassumiamo tutto e questo numero lo chiamiamo dimensione dello spazio vettoriale, che è detto dimensione di V, e si indica dim V, dimensione dello spazio vettoriale V.
Adesso utilizziamo, questa volta utilizziamo tutti i tuoi minuti, non mi mando via prima, quindi fate altri quarto d'ora, guardate pazienza, ma almeno la cosa, la parte un po' più pesante degli spazi vettoriali, quella un po' più definizione, abbiamo fatto domanda oggi, dopo domani diventa più operativa. Si chiama dimensione, che è detto dimensione dello spazio vettoriale. Allora, ritorniamo agli esempi. Ok, adesso mi dite voi R2. Ditemi come faccio a trovare una base furba, furba per questi vettori, per questo spazio vettoriale. Luca, Marco e Giovanni. Dov'è che? Eccolo. No, era Giovanni Riccardo. No? Giovanni Riccardo, a volte Luca. A volte Luca. Allora, una dimensione. Un numero, prendi un insieme di vettori, di R2, che secondo te sono particolarmente facili, ok? Per poterci dimostrare che sono contemporaneamente un sistema di generatori e linearmente indipendenti. Prova, ci prova lui, se c'è qualcun altro. Ma questo mi piace! Questa sì che è una grande idea! E cioè, naturalmente, 1-0 è 0-1. Questi sono molto astuti. Perché? Perché sono un sistema di generatori? Perché se io scrivo XY e sto cercando chi è A e chi è B, chi è che devo mettere al posto di A e al posto di B? Non 0, no? Guardate, c'è scritto lì. Quello deve diventare un uguale. Chi è che devo mettere qua al posto di A? X. Chi è che metto qui al posto di B? Vedete che viene sempre scritto X0 più 0Y, e cioè XY. Questo è un sistema di generatori. Sono linearmente indipendenti? 1, 0 più 0, 1 uguale a 0, 0, e cioè X1, 0 più 0X2 uguale a 0, 0, e cioè X1 uguale a 0 e X2 uguale a 0. Non c'è un altro metodo per fargli venire fuori 0, 0 qua. Devo scegliere X1 uguale a 0 perché devo ammazzarmi questo, X2 uguale a 0 perché devo ammazzarmi questo. Quindi l'unica possibilità è la soluzione banale. Sono un sistema di generatori, sono linearmente indipendenti, sono una base, ok? Dimmi. Sì, aspetta, bravissimo. Sì, sì. Eccola, grazie. Mi avete capito, ragazzi? Cioè, con quei due vettori lì abbiamo dimostrato che la dimensione dello spazio vettoriale R2 è 2. Ma guarda, grazie della pastana, che R2 è dimensione 2. Non l'avrei mai detto. Che R2 ha dimensione 2. Ok, ma attenti. Quella che abbiamo individuato viene chiamata anche base, quella che ci ha dato Riccardo, Giovanni Riccardo, a volte Luca. La base che abbiamo individuato lì è una base, viene chiamata base canonica. Base canonica. E spesso questo viene indicato E1 e questo viene indicato E2. Vettori della base canonica. E in un impeto di coraggio, quale sarà una base per R3? Domandona finale, non finale perché ho ancora parecchi minuti. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Quindi questa sarà una base canonica per R3, e quindi la dimensione di R3 è... ci siete, ragazzi? Allora, abbiamo preso
Abbiamo preso? Abbiamo preso? Abbiamo. Introdotto gli spazi vettoriali. Somma di vettori, prodotto di vettori per uno scalare. Abbiamo detto cos'è una combinazione lineare di vettori. Abbiamo detto quando i vettori sono linearmente indipendenti, quando sono un sistema di generatori. E infine abbiamo dato il concetto di base. Okay. Tutte queste cose qua sembrano adesso strampalate nel nulla. Ok? Ma in realtà sono molto collegate tra loro. Con quello che abbiamo fatto all'inizio. Allora, adesso, guardate, parte più importante di tutta la lezione. Ecco dove eravamo partiti da lì, d'accordo? Tutti? Eravamo partiti da lì. Vogliamo un sistema, vogliamo risolvere sistemi di equazioni differenziali in cui ci sono tante incognite e tante equazioni. Okay? Io ho 4 incognite, 3 equazioni. Quindi è qualcosa che a priori non riesco a controllare. Vista così, sarebbe un iperpiano in uno spazio quadridimensionale, se le vedete per riga. Non chiedetemi di spiegarlo perché non saprei come fare. Ma se io lo vedo per colonna, cos'è che mi sta dicendo questa cosa qua? E adesso è importante, ragazzi, guardate, guardiamolo per colonne. Vuol dire... Concludetemi. Non potete risolverlo, ok? Ma guardatela. Adesso guardatela. Abbiamo scritto cosa? Che cosa vuol dire risolvere un sistema? Beh, vuol dire scrivere il vettore dei termini noti come combinazione lineare dei vettori colonna. Abbiamo cambiato il punto di vista. Ma questo è facile adesso. Datemi una soluzione di questo sistema. X1 uguale a... Dai! Una, non so se sia l'unica, non è l'unica. Una soluzione del sistema, subito. X1 uguale a 0, X2 uguale a... X3 uguale a... X4 uguale a... Avete visto? Guardando dall'altra parte, non sappiamo, ma guardando dall'altra parte abbiamo detto, cacchio, soluzione è questa. Interessante sta roba qua. E attenti, adesso attenti. Guardate il concetto. Ascoltatemi. Perché adesso mettiamo assieme le due cose. Ma se i vettori colonna sono un sistema di generatori per lo spazio vettoriale, cosa vuol dire che per il sistema? I vettori colonna sono un sistema di generatori. Cosa vuol dire? Che? Dillo. Che? Dillo bene. Non sono la loro soluzione, ma se loro sono un sistema di generatori, vuol dire che posso ottenere come combinazione lineare un qualsiasi vettore, giusto? Ma allora vuol dire che qualsiasi schifezza che io metto qua, questi me la fanno trovare. Quindi vuol dire che il sistema ammette sempre soluzione. Ok? Cioè, quello che prima abbiamo visto in astratto, sistema di generatori, ha un impatto immediato, chiarissimo. Se sono un sistema di generatori, se le colonne sono un sistema di generatori, vuol dire che il sistema ammette sempre soluzioni. Dimmi. Sì, guarda, attento. Se questi vettori qui sono un sistema di generatori per R3, ti assicuro che lo sono, ok? Vedremo una tecnica per farlo così. In 3 secondi mi dite... Li guardate negli occhi di te, ma sì, sistema di generatori, ok? Se questi sono un sistema di generatori, allora cosa che vuol dire? Guarda, vuol dire, torno indietro.
sistema di generatori vuol dire che ogni vettore di V può essere scritto come combinazione lineare di questi vettori. Allora, torniamo qua. Vuol dire che ogni vettore di R3, in particolare questo che è un vettore di R3, può essere scritto come combinazione lineare di quelli lì. Ma vedi che quella è una combinazione lineare tra i vettori. Quindi vuol dire che esisterà un valore da mettere qua dentro, un valore da mettere qua dentro, un valore da mettere qua dentro, un altro valore da mettere qua dentro, in maniera che questo lo posso ottenere. Come vuol dire che il sistema in alto ha soluzioni. Non sappiamo quante, ma ha soluzioni. Ti dico di più. Il concetto invece di linearmente indipendenti, qual è che ti dirà? Sempre però ce n'è una unica soluzione. Ok? Sarà collegato, sarà, lei non ti dice l'unicità, ma sarà collegato all'unicità della soluzione. Ok? Quindi, quello che adesso abbiamo scritto in modo strano, pensando che sia spazio vettoriale, in realtà poi, boom, calato nella realtà, mi dà immediatamente l'esistenza quando c'è l'esistenza e c'è la soluzione. Mi avete seguito? Bene? Penso di aver pure rubato un minuto oggi. No, vi regalo addirittura anche oggi 2 minuti. Ci vediamo domani.